dimezzato il numero dei lavoratori che occupano il settore delle costruzioni ad Enna. Dal 2008 ad oggi gli occupati sono scesi da 6.500 al 2009, oltre 3.000 unità in meno, un calo del 54,8%, una percentuale superiore alla media regionale. In Sicilia nel corso degli 8 anni esaminati, quindi dal 2008 al 2016, gli occupati nelle costruzioni sono scesi del 44%, e questo è uno dei dati che è emerso nel corso del primo appuntamento di Edilcas, organizzato per celebrare il ventennale della sua fondazione, un focus sullo stato di salute delle imprese artigiane di Enna, da quale emergono dati allarmanti. Sempre sul fronte occupazione si osserva infatti che in provincia di Enna il 91,4% degli occupati operano in piccole e medie imprese con meno di 50 addetti alle costruzioni. In Sicilia le piccole e medie imprese occupano il 92,9% degli addetti. Nelle imprese attive artigiane delle costruzioni a Enna invece gli addetti sono 1.525, questi rappresentano il 65,8% del numero complessivo di occupati. Inoltre in Sicilia si rileva un tasso di occupazione irregolare per il settore delle costruzioni pari al 23,5, superiore di 5,4 punti rispetto al tasso di irregolarità nazionale del 15,1%. Partendo da questo dato si stima che siano oltre 700 le unità irregolari che prestano servizio nel comparto delle costruzioni, con il segno negativo anche il dato che riguarda il numero delle imprese artigiane. Dal 2009 ad oggi sono oltre 200 in meno. Nei primi tre mesi del 2017 nelle costruzioni si contano 912 imprese artigiane, che rappresentano oltre la metà, il 60,9% del totale delle imprese che operano nel settore, in tutto 1.498, ed il 4,3% delle imprese artigiane delle costruzioni di tutta la Sicilia. La quasi totalità delle imprese nelle costruzioni sono piccole e medie imprese con meno di 50 addetti. Sempre nel territorio di Enna, nel 2016 sono 116 le imprese artigiane delle costruzioni gestite da giovani under 35, il 12,6% del totale.